Comunque, ragazzi, sono degli strozzi, perché metterti la parte. L'arena è occupata, ma che schifo. Metterti la. Una parte di ghiaccio. Dopo che c'è la lava, dire proprio che tu la prima volta che vieni muori. Cioè io come potevo prevedere una roba del genere? Era impossibile. Era proprio impossibile. Fermi tutti. Allora. Aspetta un attimo, prima che si chiuderà. La cava, si due rincoglioniti. Ah. Non c'è più il gigantosauro? Vaffanculo. Sono troppo belle persone. Mamma mia, quel T-Rex mi sta facendo una paura assurda. Ora ci sta sapendo cosa. Mamma mia, speriamo che non ci siano i purlodi, raga. Speriamo che non ci siano i purlodi. Ok, è caduto. No, mi ha bloccato. 5 secondi. Continua. Io sto morendo però, porca puttana. Oro freddo. Ma. Ma comunque continua a perdere salute. Oh, i miei Rex. Seguitemi. Dai, dimmi che qua fa un po' meno freddo, ti prego. Oh, sono dentro. Sono dentro l'arca. Sono esattamente dentro l'arca. Dai, manca così poco. Dinosauro. No, lui. No! Ragazzi, lì sono fatto un giretto nelle profondità marine per recuperare un po' di perle nere. Abbiamo praticamente tutto quello che ci serve per costruire il replicatore tech, quella struttura che ci ha sbloccato nel video precedente o 2 video fa, quando abbiamo sconfitto il boss. Ok, l'elemento che è quello che ci dà quando sconfiggiamo il boss, beh, poi le solite cose le abbiamo viste nei video precedenti: perla nera, polimero, vabbè, metallo. Io fortunatamente sono un accumulatore accanito, non ho fatto la fucina, però ho costruito 2 fornaci e piano piano mi sono farmato il mio metallo. Questo perché sto facendo tutto questo? Perché quella parte finale nella caverna mi sembra particolarmente ostica a livello di temperature, e non ne sono sicuro, però magari il replicatore tech
ci permette di costruire un'armatura particolare che ci permette di resistere alle intemperie. Oltre, dobbiamo solamente aspettare. Io non lo so, non mi sono fatto spoilerare nulla, come potete vedere, cioè sono anche morto dal freddo. Allora, è fattibile farla con gli altri vestiti, però ho detto, visto che abbiamo praticamente quasi tutto il materiale, manca davvero poco, perché non provare a fare questo replicatore? Oh, dovremmo avere le nostre ultime 5, addirittura 17, fantastico. I nostri 6 lingotti di metallo che ci mancano per costruire questo replicatore tech. Sono davvero curioso di vedere che cacchio contiene. Secondo me, molto probabilmente contiene qualcosa che ci permette di resistere al freddo, ma è gigantesco. Aiuto, è gigantesco. Boh, mettiamolo qua. Wow, è qualcosa di spaziale. Cosa mi permette di costruirmi? Composti, vedete, eh? Armatura antisommossa. Ok, mi permette di costruire tutto più l'armatura tech, che serve l'elemento, il cristallo, il lingotto per lenire polimero. Però ragazzi, l'elemento qua, quant'è l'elemento 20? Si può anche fare, però l'elemento lo tieni uccidendo i boss, quindi la cosa è abbastanza grave, insomma, cioè non è che è una cosa facilissima. Tra l'altro l'ho posizionata anche nel nostro posto, perché poi vai. Oh, guardate questo, lo chiameremo salvato, abbiamo salvato all'ultimo questo. È anche in una posizione del cavolo, perché ovviamente i materiali bisogna portarli fino qua. Quindi anche questo qua è cosa. Vediamo cosa dice riguardo l'armatura tech, se parla di freddo, caldo o scalp, arma. Questa è un'arma e non richiede l'elemento. Questa cosa è interessante. Frammento di elemento, un piccolo pezzo di materiale altamente avanzato si diffonde durante il trasferimento attraverso gli arc. Elemento, per fare un elemento serve un frammento di elemento. Scusate, allora, per fare un elemento servono 100 frammenti di elemento, ma per fare un frammento di elemento serve un elemento. Esecutore disassemblato, usa questo oggetto per assemblare un nuovo esecutore. Non so cos'è l'esecutore. Strutture. Ah, vedete, qua ci sono anche le strutture tech. Serve l'elemento, però, raga, l'elemento di uccidere i boss. Cioè, qua se ne possono creare altre. Sì, però, cioè, l'elemento bisogna far fuori i boss, ragazzi, è un massacro. È un massacro. Allora, in realtà con 40, io ho 40 di elemento ancora, e con 40 di elemento dovrei potermi costruire tech, vediamo un attimo, dovrei potermi costruire l'armatura tech, vediamo cosa dice.
Guanti tech, equipaggiabile. Gambale in tech, però non mi fa neanche costruire tutta l'armatura. Quindi niente, quindi la caverna in realtà bisogna farla con quello che abbiamo. Ci sono dei punti della caverna dove salendo fa meno caldo, quindi si tratta semplicemente di liberare la zona, uccidere i nemici, tornare su, recuperare la salute e poi scendere, ok? Perché allora con l'armatura in con l'armatura che stiamo utilizzando va benissimo, però scendendo ancora sotto arriva un punto dove probabilmente, cioè, fa troppo freddo, fa ancora più freddo, cioè fa ancora più caldo, e quel caldo lì ci in qualche modo ci inizia a togliere tanta salute, perché poi noi entrando dentro questo qua ce li prendiamo intanto, noi entrando dentro poi il punto che abbiamo visto, quello finale, lì fa davvero freddo, ok? E lì iniziamo a perdere davvero tanta salute, quindi la cosa migliore è cercare di partire con la salute massima nel momento in cui andiamo al freddo. Come facciamo? Stiamo nel punto più alto, staremo nel punto più alto della caverna. Ecco cosa mi mancava, questo. Nel punto più alto della caverna dove fa caldo, sì, però diciamo fa caldino, non fa troppo caldo, in modo tale che ovviamente la fiammella, l'indicatore del calore, è minimo, e di conseguenza con la tuta mimetica non andiamo a perdere troppa salute. Ora ragazzi, vi spiego anche perché ho preso un T-Rex tank tech e perché fino ad ora io non l'ho mai usato, e anche vi spiego come faccio ad avere i T-Rex tech, perché qui su quest'isola giocata diciamo in official, per chi insomma non per chi ha appena iniziato come me, diciamo, perché è uscito tantissimo tempo fa, e ovviamente io sto facendo cose che chi gioca da tanti anni ad Ark ha già fatto, e le sto facendo per la prima volta. Praticamente ok, apriamo intanto. Praticamente i T-Rex tank qua non si trovano. Cos'è? Thames. E come ho fatto ad averli? Praticamente Fanta, non so se qualcuno di voi ha visto anche, allora, sono tutti morti, ah no, sono qua. Fanta quando era venuto mi aveva portato due T-Rex tank, che praticamente aveva recuperato da un altro arc, perché molto probabilmente ci sono più arc e scopriremo appunto proprio alla fine potremo andare a visitare altri arc quando riusciremo probabilmente a finire la prima mappa. Lui me le aveva portate, sono di livello molto alto, come se fossero tipo di T-Rex di livello 400. Perché non li ho mai utilizzati? Perché io non volevo essere diciamo boostato, volevo affrontare l'avventura in official, cioè in modo ufficiale, come se come tutte le persone che hanno iniziato il gioco, e senza aiuto sono riuscite comunque a diciamo a terminare il titolo. Ci
danno devastante, ragazzi. Sto Rex è devastante. È un po' appesantito, però. Cioè, ma mangia cibo in una maniera esagerata. Ma che cibo mangia? Forse perché era affamato. Vabbè, in sostanza, facendo la breve, non l'ho mai utilizzato perché appunto volevo che affrontare il gioco alla difficoltà, perché il divertimento c'è a fare la caverna, a fare tutte le caverne con i T-Rex tank che ti hanno dato in questo modo, in modo davvero semplicissimo, dove uccidi tutto. Quello che volevo fare io era dammare i miei dinosauri, volevo diciamo imparare a affrontare l'avventura con tutte le sue difficoltà. Perché lo sto utilizzando ora? Prima di tutto perché è figo, non l'ho mai usato e volevo provarlo. Secondo, perché noi comunque diciamo questa caverna l'abbiamo fatta, cioè io l'ho già fatta con il tirannosauri, ok? Semplicemente non ho voglia di dover rifare nuovamente tutto. Vedete cosa succede adesso? Che praticamente io sto iniziando a perdere salute. Quello che noi dobbiamo fare arrivati qua praticamente è uccidere tutti i dinosauri, ma l'abbiamo già fatto, vi faccio vedere video precedente, che comunque al termine, anche in questo video, che al termine della caverna ci siamo arrivati. Una volta uccisi tutti, torniamo su. Vedete questo qua, ad esempio questo qui, vedete che la fiammella si abbassa qua. Questo qui è un punto dove comunque noi come personaggio, fatemi controllare, noi come personaggio vedete che la mia salute risale. Io entravo all'interno dell'arc senza senza aver fatto questa cosa. Vedete, adesso qua fa molto caldo, quindi io sto prendendo la stagione, non controllavo questi parametri. Di conseguenza, una volta che entriamo dentro, fa davvero tanto freddo. E ovviamente più salute abbiamo in partenza, più abbiamo per esplorare l'arc. Ok? Adesso raga, io voglio capire che cavolo c'è. Io voglio capire che cavolo c'è. Il T-Rex Tech ci permette di farlo subito. Vedete come con che facilità sta avanzando. È una roba che io posso fare tranquillamente, però far salire il dinosauro comunque mi stanno martellando, eh? Comunque bisogna considerare che io la caverna l'ho fatta con due dieci anni e l'ho fatta con due tiranni e due T-Rex di livello 200, quindi alla fine magari mi sto usando solo una, però io credo che più o meno come difficoltà sia lì. Ora vedete qua, vedete la fiammella è leggermente scesa. Questo è un punto dove noi dobbiamo far recuperare la salute del nostro personaggio. Quando vediamo che la fiammella sale, ora ci posizioneremo in un punto sopraelevato e lì oh, 47, vabbè, 31.000 di vita, cioè ci posizioneremo in un punto appunto sopraelevato, recupereremo tutta la salute e poi andremo. Se notate, io mi sto tenendo vuoto anche lo stomaco mio, dico proprio mio, e lo sto facendo perché quando mangio io recupero un po' di salute, quindi
se una volta che sono là dentro provo a consumare un po' di vigore, provo a consumare un po' di vigore. Mi si svuota lo stomaco di conseguenza di mangiare e provare a esplorare la caverna con una velocità maggiore. Ora eliminiamo tutti questi. Ora ci sarà anche qui, qui già io sto soffrendo il caldo, quindi noi prima di scendere ci posizioneremo nella parte della caverna che c'è sopra. Ora andiamo a vedere. C'è questo? Oh merda! Devi togliere la lava! Devi togliere la lava! Ma dove cazzo? Dove cacchio è smucato su direzione? È la prima volta. Decido 34. Beh, però vedete comunque alla fine, alla fine più o meno è come, cioè è come un Rex livellato, non è che c'è nulla di incredibile. Ora qui fa molto 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 caldo, in teoria se noi torniamo su. Ecco qui, vedete, questo qui è il punto dove la fiammella si rimpicciolisce, vedete in basso a destra, no? Questo è il punto dove noi andremo a recuperare le energie prima di avanzare. Quindi ripuliamo tutta la parte sotto come abbiamo fatto con i dinosauri normali. Facciamo la stessa cosa che abbiamo già fatto più e più volte. Speriamo ovviamente non... non arrivino furlovia. Potrei anche affrontarlo, però ah guardate, tutti giù finiscono, ne sono due, si stanno accumulando incredibilmente. Tiriamoli. Ok. Allora, potrei già andare, comunque non siamo messi malissimo, però voglio provare a tornare indietro e recuperare un po' la salute. Recuperiamo proprio la salute al massimo in modo da avere più tempo possibile per stare dentro l'arc. Ok, no, non ci voglio credere, uccidi quello stronzo che prego, non ci voglio credere, che sfiga però ragazzi, allora mi sono uccidito la tuta, accendiamo la torcia, vediamo in grotta, no, fanculo. Ma mi fai salire? Oh. Ecco. Poteva andare meglio. Poteva andare un pochino meglio. Devo uccidere quei due, quelli lì all'ingresso prima di ripartire.
Vabbè, siamo messi molto meglio rispetto che prima. Ora la carne dovrebbe darci un po' di salute. Comunque ragazzi, che bastardata questa roba qui, che sta il freddo. Proviamo un po' almeno un po' di vigore. Mi sembra che perdo più salute a stare... Mi sembra che perdo più salute, ragazzi, se sto sul dinosauro. Come se fosse tutto il terreno, no, forse sembra la sparava, no, non capisco, c'è una cosa intelligente, magari proviamo a saltare un po'. Ci siamo? Non mi dire che si è impallato il gioco, eh. Allora, dirigiamoci. Cavoli, io vorrei vedere tutto bene, ma il tempo stringe. Anche se forse dovrei interagire con qualche pannello, con qualcosa, per non morire. Però sono troppo curioso di vedere che c'è là in fondo. Oh. Guardate le capsule che vengono sparate. Non ce la fa più lui. Andiamo a piedi. Bravo. Che cazzo è? Che cacchio?
c'è un altro boss. C'è un altro boss.